Otto artisti da Campania, Basilicata e Puglia sono i finalisti della settima edizione del Premio Nazionale Vito Curcio alle voci nuove della musica italiana, che si terrà a Sanza, in piazza 24 maggio, il 2 agosto del 2015 a partire dalle ore 21. Ritorna con grandi novità l'atteso concorso canoro promosso dalla BCC di Buonabitacolo e dall'associazione culturale Amici del Cavaliere, che come ogni anno gode della collaborazione di Radio Alfa. Gli otto finalisti, selezionati dalla direzione artistica del premio, affidata anche quest'anno al giornalista Lorenzo Peluso, sono Davide Sarno, Luca Laveglia, Adrien, Sharon Langone, Rocco De Paola, Gianfranco Colorario, Saverio San Giacomo e il coro polifonico Polomnia. Una nuova formula per questa settima edizione del Premio Curcio, che vedrà la presenza di numerosi giornalisti, che affiancheranno gli artisti finalisti in un inedito duetto fatto di musica e informazione. Madrina e presentatrice dell'evento sarà la giornalista Maria Giovanna Bruno. Anche quest'anno partner dell'evento è la manifestazione canora Basilicanta, concorso canoro regionale della Basilicata, con la presenza del direttore artistico Danilo Lo Giodice. La serata del 2 agosto si concluderà, come da tradizione, con un concerto rock. La band selezionata per questa settima edizione è la Popstart U2 Tribute Band. Per noi è un impegno consolidato nel promuovere questa manifestazione musicale, che negli anni è cresciuto ed ha fornito l'opportunità a tanti giovani talenti di farsi conoscere ed arrivare fino al prestigioso palcoscenico di Sanremo, ha affermato il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Crediamo che con la cultura, con la musica, si contribuisca concretamente alla crescita dei nostri territori e dunque seguiamo con attenzione la crescita e l'evoluzione del Premio Nazionale Curcio, nel ricordo del caro Vito, amico personale ma soprattutto amico della comunità di Sanza, ha concluso De Luca.